a buttare via con l'urina l'eccesso di zucchero. E questo spiega anche perché all'esordio di diabete, soprattutto quando c'è la glicemia alta, le persone, i bambini in questo caso particolare, urinano molto di più e nelle urine ci troviamo anche tanto zucchero. Ma non basta, perché di fatto le cellule stanno a digiuno, cioè non hanno lo zucchero sufficiente e adeguato per funzionare. Quindi l'organismo, che è una macchina meravigliosa, chi ha inventato l'organismo era uno che insomma se ne intendeva, no? Utilizza altro carburante, cioè il carburante di riserva, cioè il grasso. Il grasso in qualche modo è, immaginate, è come il gasolio rispetto alla benzina, è un carburante meno purificato che quindi quando viene utilizzato, e quindi ci spieghiamo perché all'esordio del diabete i bambini dimagriscono, ma quando viene utilizzato produce, chiamiamolo il fumo, come quello del gasolio, del motore gasolio, che è l'acetone, che è un veleno che noi stessi produciamo, che intossica piano piano l'organismo. Ecco perché quindi, avendo la possibilità comunque di far funzionare l'organismo, però l'organismo funziona male. Quando continua a funzionare male, sempre meno insulina, sempre più glicemia alta, il rene fatica non ce la fa più, il grasso viene utilizzato, eccetera, eccetera, si può andare in coma. Ok? Financo, l'acetone, cioè quello che poi ci porta in coma, può essere utilizzato da alcuni organi del nostro organismo come carburante per una certa parte, cioè il cervello, che è l'ultimo organo a morire, come sapete. Però, se non interveniamo per tempo, i guai diventano seri. Buttiamolo un po' in vignetta. Diabete mellito viene dal greco e dal latino, mescolati insieme. Ed è mellito perché è dolce, perché c'è lo zucchero nell'urina. Come hanno fatto a sapere che era dolce? Ce lo dice l'assistente del dottore, perché prima si assaggiava, prima, tanti anni fa. E quindi si sa che del resto l'urina di suo non è in petto. Quando c'è l'intenzione urinaria è un'altra storia.